Microsoft Word. Word. Ciao a tutti ragazzi, come va? Tutto bene? Eccomi di nuovo con un nuovo podcast. Questa volta ragazzi sono riuscito ad installare il famigerato Microsoft Office 365 per macOS. L'ultima versione è la versione Pro e oggi faremo un confronto comparativo tra Microsoft Word e Apple Pages. Le differenze, i punti di forza, i punti deboli e soprattutto l'ottimizzazione con il programma di lettura dello schermo di macOS VoiceOver, quindi l'accessibilità, vedremo come si usa, come è strutturata l'interfaccia utente, le differenze con Pages e se è possibile veramente lavorare in modo profittevole con questo programma che è quello più famoso, il non plus ultra per quanto riguarda la videoscrittura per gli uffici, per le aziende. Ecco qui, il Microsoft Word è già pronto. Chiaramente per andare ad aprire un documento vuoto si usano gli stessi comandi soliti di VoiceOver. Sono sempre quelli, andiamo a vederli, per esempio Command N di Napoli. Nuovo documento. Adesso in documento 1, finestra, barra laterale, riquadro attività. Home. Barra multifunzione, espanso, gruppo contrassegno. Allora, l'interfaccia utente è molto molto bella, molto logica, intuitiva e strutturata in modo migliore di Pages. Ci sono diverse barre. Barra strumenti. Barra strumenti. Schermo intero, contrai, schermo intero, pulsante. Premi schermo, spazio con Word contente. Intanto ingrandiamo la schermata del programma a schermo intero. Barra strumenti. Barra di stato, verticale splitter, documento 1. Come vedete, il documento 1, cioè il documento vuoto, è già aperto. Siamo già pronti per poter scrivere. Proviamo un po'. Si interagisce con il solito comando Vo Shift freccia giù. In documento 1, contenuto pagina 1, campo di testo modificabile, inserimento all'inizio del testo. Nuova linea. C A O. Ciao. C C I C E O N O sono. A N H. Appunto in I O. Anch'io. Virgola spazio O N chion U N un P O D A. Coda. Vabbè, insomma, A quello D, che O P P O D C A S T. Podcast. Nuova linea. Allora, praticamente i comandi sono sempre quelli, no? Come vedete la scrittura è molto veloce, molto rapida, risponde bene VoiceOver, legge tutto. Allo stesso modo di Pages, io posso andare con Shift freccia su. Ciao, ci sono anch'io. Ok. Con errore selezione eliminata. A cancellare eliminata. Direttamente quello che ho scritto. Q U E S T A questa e accento e accento U E A una P E O V A prova O E R per P O D C A S T podcast punto. A questo punto io con il solito comando, per esempio option freccia destra o sinistra. Podcast con errore di prova. Prova. Con errore di ortografia, per spazio P O Oscar D Delta C con errore di ortografia, per posso andare ad selezionare una parola con Shift Option freccia destra o sinistra con errore di ortografia, per selezionato e posso riscrivermela R per eccolo qua con errore di punto. Nuova linea. Allora, praticamente le cose sono sempre questa quelle. È una prova per selezione sostituita. Ma quello che a noi interessa non è tanto questo, perché i comandi sono sempre i soliti, no? Li conosciamo già, ma è l'interfaccia. Word è strutturato in schede, ci sono delle macro schede che vanno per argomenti e ci sono per ogni scheda è possibile entrarci, quindi c'è una scheda genitore e una scheda figlio che praticamente contiene tutti i comandi e le opzioni che possono servire per poter editare al meglio il nostro documento. Facciamo un esempio. Allora, vediamo se noi usciamo dall'interazione con Vo Shift freccia su. Fuori da documento 1.
Ok, mi sposto con VO freccia destra. Questo Verticale splitter, contratto a destra. per Verticale. ora non mi Barra interessa. di stato, gruppo. La barra Gruppo, di posizione. strato ci fa praticamente un riassunto del nostro documento. Se interagisco con VO shift freccia In giù. barra di stato, gruppo. Zero parole, pulsante. Nessun errore ortografico. Italiano, Italia, pulsante. Focus, pulsante. Layout di stampa, selezionato, pulsante. Mi dice il layout che in questo momento ho, che è quello di stampa, cioè vedo a schermo quello che verrà Layout web, stampato. pulsante. Struttura, pulsante. Bozza, pulsante di Qui scelta. posso modificare il Zoom layout. indietro, pulsante. Posso zoomare avanti e indietro per vedere più grande e più piccolo. 50%. Curso. In questo momento è al Zoom 50%. avanti, pul 100%, pagina 1 di un pulsante. Ok. Fuori da barra di stato. Mi sposto ancora, esco dall'interazione con VO shift freccia su. C'è Barra strumenti. la barra strumenti, vediamo che cosa ci In propone. barra strumenti. 10 elementi, salvataggio automatico, oscurato, pulsante. C'è il salvataggio File, automatico. pulsante. File. File, che è un pulsante che praticamente è la stessa cosa del menu file. Salva, pulsante. Abbiamo il pulsante salva direttamente per salvare il documento. Annulla digitazione. Questo annulla. Ripeti digitazione, pulsante, Ok, stampa, pulsante. il comando stampa per stampare direttamente. Personalizza barra di accesso rapido, pulsante menu. Ecco, questa praticamente è una barra di accesso rapido, quella che in Windows si chiama appunto così, e qui invece ha cambiato nome, ma è la stessa barra di accesso rapido. Io posso anche andare a configurarla e inserire dei pulsanti che uso sempre, che mi possono servire più velocemente. Documento 1. Cerca nel documento. Campo testo. Poi c'è la funzione cerca per cercare qualcosa in particolare dentro il Miglioramento documento. di Office. Pulsante. Salvataggio automatico. E Fuori da basta. barra strumenti. Quindi ricordate, la barra strumenti equivale al menu di accesso rapido che troviamo in Office per Windows. Home. Barra multifunzione. Ecco, allora qui ci sono le prime schede. La prima scheda è la scheda Home. Per selezionarla con VO spazio io la Home. premo. Barra multifunzione. Espanso. Gruppo contrassegno. Vedete? In. Home. Barra multifunzione. Espanso. Gruppo contrassegno. Spostarmi, mi sempre interagisco prima di tutto, quindi per entrare dentro con Shift VO freccia giù, una volta entrato mi sposto con VO freccia destra o sinistra. Quindi Inserisci scheda 2 di. qui troviamo le macro schede. La prima scheda è la Home scheda selezionato. Home, che poi vedremo i comandi che contiene. Poi c'è Inserisci la scheda scheda 2 di no. inserisci, Disegno scheda 3 di la no. scheda disegno, Progettazione scheda 4. la scheda Layout progettazione, scheda. scheda layout, riferimenti scheda lettere scheda 7 di 9. riferimenti, Revisione lettere, scheda revisioni. visualizza scheda 9 di 9. Tra l'altro da notare che nell'ultima versione di Office anche qui è molto facile risalire alle le versioni precedenti di un documento, se voglio recuperare una versione che ho fatto in precedenza. Allora, queste sono le schede, le macro schede che contengono i comandi e le opzioni per avere gli strumenti per editare il mio Fuori da documento. home. Per andare invece a interagire, quindi entrare dentro una di queste Barra schede, strum, barra di stato, gruppo, barra strum, barra laterale, riquadro, verticale, documento 1. Verticale, barra di stato, gruppo, barra strumenti. Barra strum, home, barra multifunzione, espanso, gruppo, contrassegno. Barra laterale, riquadro, attività, in barra, mappa, documento, riquadro delle revisioni, trova e sostituisci, scheda, 4 di 4. qui abbiamo una barra laterale molto comoda che contiene alcuni comandi. Chiudi, pulsante. Chiudi la Volendo barra possiamo laterale. anche chiuderla se Pulsante, non ci do contenuto interessa. pagina 1, campo di testo. Fuori da do. Verticale split, barra di stato, group, barra strumenti. Barra strumenti, home, barra multifunzione, espanso, in, home, barra multifunzione, espanso, group, contrassegno. Do, interagisci con il titolo di scheda, interrompi intercomandi scheda home, area di scorrimento. Allora, tornando alle nostre schede, quando VoiceOver mi dice comandi scheda, in questo caso Home perché l'ho selezionata prima, area di scorrimento, vuol dire che a questo punto io posso interagire, entrare dentro la scheda Home con VO shift freccia giù. In comandi scheda home, area di scorrimento. 36 elementi. In. Allora mi dice gli elementi, Taglia, oscurato, pul. c'è il solito taglia, Copia, oscura, copia. formato, desel calibri, corpo. Tip. Formato è il formato di font, in questo caso è impostato Calibri. 12.
Dimensione la dimensione 12, se io voglio andare a calibri, corpo, tipo di carattere, casella combinata. Ecco, questa è una casella combinata. Se io voglio modificare da qui il mio carattere perché calibri non mi piace, combo spazio. Menu 449 elementi. Raccolte di tipi di carattere del calibri light, T, segno di spunta, calibri, Times New Roman. Ecco, vedete, io posso andare con le frecce su o giù a scorrere fino a trovare il carattere che mi interessa, oppure se mi ricordo il nome del font, digito la prima lettera e lui me la troverà più facilmente. In questo caso, subito sotto alla mia, il mio font preferito, lui ci è sopra. Per andarlo a selezionare, premo invio. Times New Roman. Ok, vedete che ho impostato il mio carattere per il mio documento. 12. Ingrandisci carattere, pulsante. I soliti pulsanti, non ingrandisci. Riduci, maiuscolo, cancella, formata, grassetto, deselezionato, corsivo, sottolineato, barrato, pedice, apice, deselezionato. Cioè, praticamente sono i soliti stili che uno può andare a scegliere quando sto scrivendo un documento. Vabbè, non ve li faccio vedere tutti. Fuori da comandi, scheda home. Sono sempre quelli, no? Home, selezionato, scheda, 1 di 9. Invece, se io voglio cambiare scheda, sono sulla home, mi sposto con vo freccia destra. Inserisci, scheda, 2 di... La premo con vo spazio. Premi, inserisci, se home, scheda, 1 di 9. Poi torno indietro con vo freccia a sinistra fino a quando mi dirà... Comandi, scheda, inserisci, area di scorrimento. Comandi, scheda, inserisci, area di scorrimento. In questo caso sono pronto per poter, come prima, entrare, interagire. In comandi, scheda, inserisci, area di scorrimento, 24 elementi. Ecco, vo shift, freccia giù. Ho 24 elementi, con vo freccia destra. Tabella, pulsante menu. Posso andare a creare la tabella. Pagine, pulsante menu. Impostare la pagina. Tabella, immagini, pulsante menu. Immagini, forme, pulsante menu. Forme. Icone, deselezionato. Modelli 3D, smart art, pulsante menu. Modelli 3D sono tutti oggetti che posso inserire nel mio documento. Smart art sono degli oggetti tridimensionali molto belli che sono predefiniti. Se io scrivo un testo qualsiasi, lui mi va a creare un oggetto tridimensionale che può essere utile per il titolo di un giornale, una rivista. Ce ne sono tantissimi, molto belli tra l'altro. Grafico, pulsante menu. Posso creare un grafico. Schermata, pulsante menu. Posso fare una screenshot da una schermata. Componenti aggiuntivi, pulsante eccetera. Fuori da comandi, scheda, inserisci, area di scorrimento. Home, scheda, inserisci, disegno, scheda, 3 di 9. Disegno mano libera, qui non ve lo faccio vedere perché non posso disegnare. Progettazione, scheda, 4 di 9. Progettazione, molto interessante. Premi, progettazione, selezionato. Okay. Poi mi sposto ancora, comandi scheda, progettazione, area di scorrimento, guarda una nuova finestra. Interagisco. In comandi scheda, set di stili, raccolta, temi, pulsante menu. Posso cambiare il tema. Set di stili, raccolta. C'è una raccolta di stili che io posso usare per creare un documento particolare. Colori, pulsante menu. Modificare anche il colore dello sfondo, tutto quanto. Tipi di carattere, pulsante menu. Tipo di carattere. Spaziatura, paragrafo, pulsante menu. Posso modificare anche questo parametro. Imposta come predefinito, pulsante. Posso impostare. Filigrana, pulsante. Filigrana praticamente invece è uno sfondo personalizzato del documento, cioè invece di avere il mio foglio bianco, quando lo stampo avrò potrebbe essere una fotografia, un disegno, qualsiasi cosa, un simbolo grafico che viene nello sfondo sotto il testo. Un po' come c'è sulle banconote, no? Solo che quando si stampa in questo modo si vedrà appena appena, ma si vedrà il disegno sotto il testo, ma non troppo per dare fastidio e nascondere il testo che sta sopra. Fuori da comandi, scheda, progettazione, home, scheda, inserì, disegno, progetta, layout, scheda, 5, riferimenti, layout, scheda, beh, 5, layout. Premi layout, selezioni, inserì, home, scheda, comandi, scheda, layout, area di, in comandi, orientamento, pulse, margini, pulsante menu. Qui posso impostare i miei margini. Orientamento, pulsante. L'orientamento è verticale, orizzontale. Dimensioni, pulsante menu. Dimensione della pagina. Colonne, pulsante menu. Posso inserire più colonne. Interruzioni, pulsante menu. Posso inserire delle interruzioni particolari nel documento, di pagina, in qualsiasi modo, dove voglio numeri io. Di riga, pulsante menu. Posso scegliere quante righe
fa stare su un solo, una sola pagina. Sillabazione, pulsante menu. Sillabazione. Rientro. Rientro. Spaziatura. Eccetera. Elemento testo, posizione sinistra, 0 cm, stepper. Qua è la spaziatura per i paragrafi, eccetera. Insomma, fuori molto, da comandi, molto scheda layout, area di scorrimento. E poi ce ne sono altri. Ins, dis, project, layout, riferimenti, lettere, scheda, 7 di 9. Lettere è un pulsante molto importante perché serve, perché se devo stampare un numero elevato di lettere posso impostare un flusso di stampa per stampare le lettere con gli indirizzi e tutto quanto in modo automatico. Una funzione molto bella, vabbè, ma c'è anche in Pages. Qui vedete che i comandi sono sempre quelli, si equivalgono praticamente, però noto che questa disposizione in schede e sottoschede è molto più logica, più ordinata, più intuitiva di Pages, che fa le stesse cose ma è un pochettino più confusionario, si fa un po' più fatica a navigarci dentro. Ma allo stesso modo, se noi siamo all'antica e ci piace usare i menu perché non siamo abituati a usare queste cose nuove di Office, queste schede, cose del genere, con il solito comando VM io posso aprire la mia barra dei menu come si faceva con Windows e barra con, dei menu Apple. Ecco, mi sposto elemento con della due barra frecce a destra. File. Element. Ho il solito menu file. Modifica. Modifica. Visualizza. Visualizza. Inserisci. Formato. Elementi strumenti. Strumenti. Tabella. Tabella. Finestra. Elemento della tabella. Ins. Visualizza. Modifica. File. File. Menu. Sedi. Nuovo documento. Comando. Qui infatti ho un nuovo documento. Nuovo da modello. Lise. Apri lise. Comando. O. Apri recenti. Sotto menu. Chiudi comando, salva comando, S, salva con nome, salva come modello ellisse, sfoglia cronologia versioni, oscurato. Elemento. Quello che dicevo prima, no? Praticamente posso andare a ripescare una vecchia versione. Condividi, sotto menu. La elemento funzione menu, condivisione posizione è attuale. Molto interessante, vediamo cosa condividi, ci offre. Sotto menu 4 elementi, condividi ellisse. Qui si aprirà una finestra dove posso andare a condividere il mio documento con tutte le varie opzioni oppure. Inviare documento. Posso inviare il documento. Inviare come PDF. Lo posso inviare come PDF, cioè per posta elettronica. Inviare come HTML. Posso inviarlo come HTML. Questa è una funzione molto bella che Pages non ha, in effetti, qui bisogna dirlo, e mi permette di poter andare a creare un documento inserendo filmati, audio, caratteri rotanti, insomma, cose anche molto elaborate, e poi convertire questo documento da formato Word a formato HTML, cioè diventerebbe una pagina web. A questo punto non devo fare altro che, avendo creato la mia pagina web, andarla a caricare sul mio hosting e avrò creato proprio in casa il mio sito web personale. Insomma, è una funzione che Pages non ha, però tenete conto che file menu sedi Office non può creare libri digitali in formato EPUB come fa Pages, e soprattutto non dà la possibilità di andare a pubblicare i propri lavori letterari come fa Pages. Sono, su questo punto di vista, sono diversi. Word è più incentrato sulla stampa ancora in cartaceo, proprio per un lavoro aziendale. Apri sempre in sola lettura. Limita autorizzazioni, riduci dimensione, imposta pagina ellisse. Imposta pagina per andare a vedere come verrà stampato il documento. Stampa ellisse comando, proprietà ellisse. Nuovo documento comando. Eccetera, no? Modifica, meno, annulla, non è possibile, ripeto, taglia, copia, o incolla speciale. I soliti comandi di macOS, ragazzi. Incolla e applica, cancella, seleziona tutto, trova, sotto menu, collegamenti ellisse, seleziona dati ellisse, attiva barra, disattiva disegno, comando controllo, Z. Questa è una bella funzione. Zulu. Emoji e simboli, comando controllo, spa. Anche qui ho le mie belle emoji. Avvia dettatura, oscurato. Annulla formattazione carattere comando. Visualizza, eccetera. Menu di segno di spunta, layout di start, layout web, struttura, bozza, modalità focus, comando, segno di spunta, barra multifunzione, comando opzione, barra laterale, sotto, barra messaggi, oscura, righello. Intestazione e piedi pagina. Elementi. Ecco, qui posso andare a impostare cosa voglio vedere sia nella mia interfaccia utente e... Per esempio qua con intestazione piedi pagina posso andare a rendere visibili quelle parti del foglio che sono le intestazioni, le piedi pagina, in modo da creare un documento predefinito che io potrò andare a creare nel mio ufficio. Quindi con l'intestazione della ditta e con tutti i dati
tipo la partita IVA, eccetera, eccetera, insomma, solite cose che si fanno dentro uno studio, un'azienda, insomma, un'azienda piccola. Le Nota piedi pagina, oscura. note, Documento master. Segno di spunta, commenti. i commenti si possono inserire su un documento, ma badate bene che si possono vedere sul documento, ma non vengono mai stampati. Servono soltanto a chi lavora sul documento. Informazioni sul formato. Zoom, sottomenu. E c'è anche lo Element griglia. zoom. Disattiva modalità tutto schermo. Inserisci menu, immagini, sottomenu. Posso inserire immagini sia da web che da file del mio computer. Immagini, sottomenu, tre elementi, browser, foto, immagine da file, ellisse. Inset, forma, sottomenu. Le Element, forme, le solite, forma, vedete? sottomenu, cinque elementi, rettangolo. Rettangolo con Rettangolo. un triangolo, ovale. Inserisci. Insomma, tutte queste belle cose qua. Smart art, sottomenu. L'ho Grafico, detto sottomenu. prima, Tabella, grafici, ellisse. tabelle. Audio, sottomenu. Audio, Elemento posso menu, andare musica. a caricare un file audio che ho creato in precedenza e posizionarlo nel mio documento e quando ci clicco sopra partirà la riproduzione. C'è anche su Pages, se vi ricordate, però Pages permette addirittura di andare a registrare un audio direttamente dal programma. Questo invece Word non lo può fare. Quindi sotto questo aspetto Pages batte Filmato, Word. sottomenu. Posso Elemento. andare a caricarci un Filmato, sottomenu, filmato. due elementi, browser, filmato da file, ellisse. Inserisci. Ecco, quando dice base vuol dire che Microsoft mette a disposizione una immensa libreria sia di immagini, foto, filmati e quant'altro, insomma, che uno può andare anche a pescare Icona, ellisse. e caricare. Modelli 3D, sottomenu. Componenti aggiuntivi, sottomenu. Elemento menu. Eccetera, ragazzi, che posso dire? Io per il momento mi fermerei qua perché non vorrei andare troppo oltre. Però ESC vedete pulsante. che Chiudo menu, lettere, scheda, 7 di 9. per il momento, per questa sera ci fermiamo qua perché vedremo come si usa, come scrivere veramente una lettera in modo professionale anche con Word, che con Pages ovviamente. Vedremo che sono veramente molto molto simili, a parte l'interfaccia utente che varia, che cambia, che io preferisco quella di Word per questione di lavoro, di comodità. Ma per quanto riguarda invece l'accessibilità col macOS e VoiceOver, guarda, non c'è nessun problema, è completamente accessibile, con Word si può fare tutto. Si può anche utilizzare Continuity e quindi andare a scattare una foto con un iPad, un iPhone e averla subito incollata sul documento. Funzione che ha anche Pages, chiaramente, ma Pages, essendo della Apple, è ovvio che ce l'abbiano. Quindi, ragazzi miei, io spero di così esservi stato utile. Io sono sempre Massimo Tamburrino. Vi ringrazio per le domande che mi avete fatto. Continuate a scrivermi sia su Facebook che qui nei commenti, mettete un mi piace, condividete. E se avete qualche altra esigenza, volete sapere qualcosa in più su qualsiasi cosa, ma soprattutto su Office 365 per Mac, sono a disposizione. Chiaramente la differenza principale tra Office e Life di Apple sulle due suite è che una si paga, cioè l'Office, e invece quella di Apple è gratuita per tutti quelli che hanno un dispositivo della mela morsicata. Ragazzi, vi ringrazio, ciao da Massimo Tamburrino e ci vediamo in un prossimo video.